Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo qua sotto, sono qua per parlarvi di quello che è stato un po' il perno fondamentale di tutta la mia infanzia e in generale un po' di tutta la mia vita da amante di libri, di manga e di anime, anche perché io ho conosciuto inizialmente questa storia un po' come tutti quanti con l'anime che veniva trasmesso in televisione. E oggi infatti siamo qua per parlare di Anne di Tetti Verdi, o più comunemente conosciuta qua in Italia come Anna dai Capelli Rossi. Oltretutto questo è un video assolutamente speciale perché sarà in collaborazione con Afroditi Urania, di cui trovate il suo canale linkato qua sotto e a fianco a me nelle schede linkato anche il suo video, in quanto ambedue abbiamo letto Anna, ambedue amiamo Anna e ambedue abbiamo assolutamente voluto parlarvene insieme per darvi un po' ecco quello che è il nostro parere a riguardo, quindi mi raccomando andate a vedere anche il suo video. Tante sono state le versioni che hanno visto protagonista la piccola Anne Shirley all'interno di quella che è la sua vita e di quelle che sono state le sue avventure. Diverse sono anche le versioni che io ho letto e visto e vissuto di questa storia, ma tutte derivanti da un unico simbolo libro, o diciamo il primo di una serie, che è appunto Anne di Tetti Verdi, in questo caso la versione tradotta da Enrico De Luca, che mi ha gentilmente omaggiato di questa seconda versione riveduta e corretta all'interno sia di traduzione che di note aggiuntive, da Lettere Animate per un prezzo di copertina di 14,90 €. Questo però non è stato effettivamente il mio primo approccio letterario ad Anne, perché già lo scorso anno vi parlai di Anna dai Capelli Rossi con la prima versione che lessi, cioè questa qui della Burr Ragazzi, e che comunque sapete mi piacque moltissimo, mi affascinò tanto e mi portò effettivamente, dopo tanti anni che conoscevo la storia di Anna, all'interno di quella che era la vera e propria storia della nostra protagonista preferita dalle lunghe trecce rosse. Ovviamente poi in Italia è uscita anche un'altra versione, come anche nel resto del mondo, cioè la versione a carattere manga edita dalla Planet Manga. Anche di questa mi è già capitato di parlarvi qua sul canale nei vari video letture di manga, ma oggi vorrei parlarvene in una maniera un pochino più specifica, mettendola un pochino ecco a confronto con quella che è il romanzo, per dirvi anche quanto secondo me, per essere una versione a fumetti, sia secondo me un ottimo prodotto adatto comunque a chi in un modo o nell'altro è cresciuto con l'anime e vuole affrontare anche Anna in una veste grafica completamente diversa, magari anche dalla parte letteraria vera e propria. Ho davvero molto apprezzato questa versione nuova che è uscita di Enrico De Luca, tradotta da Enrico De Luca, perché essendo comunque una rilettura, quella che ho fatto in una versione diversa da quella che avevo già letto, mi ha portato effettivamente a notare davvero tante cose diverse. Enrico De Luca all'interno di questa traduzione ci ha portato un qualcosa di molto più fedele a quello che è l'originale della Montgomery, sia come stile che come anche effettivamente testo vero e proprio. Ha cercato di attenersi il più possibile a quello che era l'opera originale vera e propria della Montgomery e dal mio punto di vista secondo me ci è riuscito. Quello che troviamo davanti è sicuramente una lettura molto diversa da quella che ho fatto lo scorso anno, nonostante comunque i contenuti siano gli stessi o quasi. Ho notato molte differenze, tutto per quanto riguarda la parte dedicata a tutti quelli che sono stati i vari richiami letterari che si trovano all'interno di questo libro, e sono veramente veramente tantissimi, a partire da citazioni come anche vere e proprie parole prese direttamente da testi veri e propri e inserite all'interno come modi di dire davvero proprio detti dai nostri protagonisti. Ed è una cosa che davvero mi è piaciuta molto e che ammetto essersi persa tantissimo nell'altra versione che ho letto, perché sì, sono andata a prenderla e le ho messe a confronto e la differenza è veramente abissale. Leggere questa versione di Anna mi ha portato a compiere un viaggio che mi ha portato a fine lettura con un senso di completezza. Mi sono sentita veramente completa una volta arrivata alla fine di questa versione di Anna, perché poi mi ha dato un senso di totalità e di vera e propria completezza, scusate se la ripetizione, di quello che è il testo che andiamo a leggere. L'ho sentito veramente tanto fluido, poco frammentario magari come è avvenuta con l'altra versione che ho letto, e anche lo stile è davvero molto delicato, molto raffinato nel suo essere, quel tocco di stile che richiama assolutamente lo stile classico, ma allo stesso tempo si sposa alla perfezione con quello che è lo stile contemporaneo che troviamo anche all'interno dei libri di adesso. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché non mi ha reso per niente pesante la lettura, anzi scorreva via come acqua fresca, come se l'avessi letto
letto per la prima volta non fosse una rilettura, le descrizioni, tutto quello che concerne i personaggi, le ambientazioni, tutto quanto è assolutamente di una bellezza immane e anche i termini che vengono utilizzati per descrivere la storia, quello che circonda i nostri protagonisti, Anna in generale, è stato veramente, veramente bello da leggere. Arrivati a questo punto non penso che ci sia bisogno di parlarvi della storia di Anna, perché comunque la storia di Anna è una storia che in un modo o nell'altro, in una versione o in un'altra, che sia il manga, che sia l'anime, che sia il libro, che sia anche la serie TV di Netflix, la conoscono tutti quanti. Tutti conoscono un po' le avventure della piccola Anne Shirley che arriva per sbaglio inizialmente a Green Gables e diventerà parte della famiglia Calvert, adottata da Marilla e Matthew, che inizialmente in realtà volevano un ragazzo che aiutasse Matthew all'interno dei campi. Ma la solarità di Anna, il suo essere così chiacchierona, così particolare, li colpirà e li catturerà, li stregherà in un modo o nell'altro, ovviamente tutto positivo, e la farà rimanere a Green Gables, che diventerà effettivamente casa sua. È sempre bello avere un posto in cui tornare, no? Soprattutto se si è orfani. Penso si sia veramente capito quanto io abbia apprezzato questa versione, le note e tutto quanto hanno dato veramente quel tocco in più a una lettura che già di suo è assolutamente bellissima, di una storia veramente che comunque in un modo o nell'altro ci ha conquistati tutti, e le note sono state veramente anche molto utili per andare a capire e a scoprire un po' di più quelli che sono dettagli dettati da appunto modi di dire, usi e costumi, e anche effettivamente sapere come certe situazioni e certe parole venivano anche scritte nella versione originale, e quindi avere anche in modo e vedere il perché, la scelta che il traduttore ha avuto nel volerli tradurre in quel determinato modo, e questo è stato sicuramente veramente molto utile da leggere e anche molto istruttivo in certi casi. Finita la rilettura appunto di Anne nella versione di Enrico De Luca, nonostante l'avessi letto comunque da poco tempo, perché i volumi sono usciti quest'anno, ho voluto rileggermi i primi tre volumi che vanno a comporre la serie di Anne, che sapete essere composta da questi tre più altri due spin-off che vanno a prendere in analisi altri due libri successivi al primo. In questo modo ho avuto ancora di più la conferma quanto il lavoro che ha fatto Yumiko Igarashi all'interno di questa sua opera sia, dal mio punto di vista, assolutamente magistrale per quanto riguarda il trasporre un testo comunque molto importante al suo carattere letterario all'interno di una serie comunque a fumetti, soprattutto per quanto riguarda il fatto che questa serie era indirizzata a quello che era il pubblico nipponico. Già altri autori hanno fatto una cosa simile, mi viene in mente per esempio Gonagai con la Divina Commedia, trasporre la Divina Commedia di Dante all'interno di tre volumi indirizzati proprio verso quello che è il pubblico nipponico, quindi rendere un'opera comunque importante a carattere letterario in un qualcosa di molto più semplice, molto più papabile per un paese che comunque in un modo o nell'altro vivono un po' la loro letteratura, la loro cultura, non solo all'interno dei libri, ma soprattutto all'interno di quella che è la letteratura manga. E secondo me Yumiko Igarashi ci è riuscita molto bene. In questa serie comunque è riuscita ad estrapolare quelli che sono i momenti più importanti di quella che è la storia di Anne, a inserirli all'interno di una storia comunque davvero molto lineare e fluida nel suo essere, e condire il tutto con dei disegni meravigliosi, perché voi sapete quanto io ami lo stile di disegno di Yumiko Igarashi. Già l'avevo amato in Giorgi, è bellissimo da vedere anche in Candy Candy, insomma uno stile che si sposa alla perfezione con una storia di questo genere, una storia totalmente classica con uno stile di disegno assolutamente classico. È un'opera che per gli amanti della storia in generale, ma anche della letteratura manga, è assolutamente consigliata, e approfittatene proprio adesso che Planet Manga li ha ristampati, perché per tantissimi anni sono stati assolutamente irreperibili e fuori catalogo. Quindi è una piccola perla all'interno del panorama manga che va a riprendere quelle che sono comunque storie tratte da libri o comunque storie diverse, più vecchie, più classiche, che quindi attirano di più magari anche i lettori più amanti di questo genere di trame e di tratti di disegno. È un gioiellino che non può mancare all'interno delle librerie. Io ho adorato questa versione, è davvero molto bella da vedere e da leggere, sicuramente molto più semplice rispetto a un testo scritto comunque che presenta anche davvero insegnamenti e anche molti richiami a quella che era la società dell'epoca, anche una
una certa critica a quella che era la società dell'epoca. Tutti questi dettagli all'interno di questo manga vengono inseriti davvero in maniera molto misera, molto anche quasi secondaria. Quella che vige di più è effettivamente la storia e le avventure di Anna. Però allo stesso tempo, a qualche dettaglio qua e là, la Yumiko Igarashi lo ha comunque inserito, anche se non tanto quanto avviene effettivamente all'interno del libro. Ci troviamo davanti a due tipi di raccontare Anna completamente diversi, e io mi sento di consigliarvi sicuramente ambedue le versioni, perché ovviamente il libro originale va letto a prescindere. Se amate Anna non potete non leggere la storia di Anna, ma in un modo o nell'altro anche questa versione, perché comunque vi porterà a scoprire Anna in una veste grafica davvero molto adorabile da vedere, ma soprattutto anche molto adorabile da leggere. Anna è stata parte della mia infanzia da sempre, sin da quando ero bambina, e continua ad esserlo anche ora che ho quasi 30 anni. Penso non ci sia bisogno di porsi due domande riguardo a questo e sul fatto di quanto comunque la storia di Anne abbia caratterizzato tutti quanti noi, che sia in versione fumettistica o che sia in versione libresca. In un modo o nell'altro è sempre Anna, è sempre Anne Shirley e sempre farà parte di tutti noi. Le sue stranezze, la sua immaginazione, la sua fantasia e il suo essere così com'è. È questo che ha conquistato tutti noi, o mi sbaglio? Ok ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto quale versione di Anna voi avete letto, se le avete viste e vissute tutte quante come me, o se in qualche modo vi manca qualcuna e in un certo modo volete assolutamente recuperarla. Io ringrazio ancora Enrico Di Luca per avermi dato la possibilità di leggere la sua Anna, la sua versione di Anna, davvero così completa, davvero così ben fatta e che mi è piaciuta davvero tantissimo. E come sempre io vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Io mi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!